bandana. Energia, trasporti, punti di residenza, la via dei sacri,
40 miliardi, noi qui così cacciati, fatene pagare sul turista, già 3 miliardi, e questo 70 miliardi, se viene andare in competizione, un'India, un consulato popolare, con tutto il male che non dà un credito, un prezzo. E noi sei soli di montare su. E noi siamo finta, pronto. Brindichi, finta. Fare l'attività volontaria senza i commissure atti. Noi non siamo parlati di nulla. Noi siamo a dare l'ultimo atto, ma lo Stato italiano non ha dato questa cosa, ho avuto una vicina. In questo termine noi lavoriamo. Voi le avreste. Dobbiamo ragionare da. Se no, non ne avevamo più preso. Mondializzazione, il capitalismo internazionale spricciola del vanto nazionale, io non ho compreso molto, non ho compreso nulla. La linea non sono un regalo, ma uno che fa la dimostrazione, ma che deve non fare. Quindi devo ragionare in tutto il tempo, c'è Russia, c'è Jugoslavia, Spagna che brinca, le capitali, che la sono catalano, sono mandazioni egoi. Come sono reprimere il popolo basco, ma oramai sono gli ultimi che so come fare, ma il popolo basco è sicuro, è destinato, è con la determinazione storica che sarebbe essere indipendente. Chi è che lo ha compreso il suo messaggio di Singhiltera? Mi è da Mario Meli, scusa. Sono entrato in trattativa con l'Ira. Ha dato la indipendenza alla Scozia, ha dato Sassonia al Galles. Il suo messaggio. Su messaggi culturali forti, su media, l'effetto della mondializzazione è la contraddizione intrinseca al capitalismo mondiale, sa deve sbriciolare gli stati nazionali, ma in più noi che noi dobbiamo fare, sapremo come dobbiamo fare, la signora rafforziamo gli stati nazionali, no? Noi giochiamo su in una nella posizione interna, loro non le hanno su Sassarlinga. Cioè da un giorno, oh, Michele, vicepresidente Settelini, coitemi la fuga. Leo verso il Mediterraneo, che è la terra mia. Leo verso il Mediterraneo. Perché non posso vivere, morto. Poi un altro bocchino, la sede di Isabella, via. Ma adesso molti, te lo sanno. Io ho come la fuga. Leo, io ho pesante, obbligo. E ragionando da statisti fai una strategia. Quella sinergia è un strumento di indipendenza. Trasformare questo gaifone in gas e acquisire uno spezzone di indipendenza energetica. E creare questa banca e spezzoni, segmenti di indipendenza conseguenzialmente. Non ti siamo preparati. Poi te sai bene. Noi siamo sul internazionali con tutto, c'è un commerciante tramite la federazione della Catalogna, cuso corso con i baschi, con gli irlandesi, hanno un rapporto su ottimi ragazzi da resta, non mi ha fatto nulla, però si vede delle cuzzirinoschi e noi siamo su rapporti ottimi, eccellenti, cuzzirinoschi, non mi ha informazione in logica sua, ma le ho ragione da statista. Commosso, benissimo. Noi andiamo a vincere tra il disfacimento e il discioglimento dello Stato italiano, che è all'orizzonte, non devo avvisare. Io sono di estendere un esempio, che deve assumere 1.600 guardie forestali. Costano 100 miliardi euro a sangue. Poche migliaia sull'altro, franco, la migliaia è 40 miliardi, però vorrei in moto 80.000 persone, cioè chi usa via in Sardegna, no? Però preferire 1.600 guardie forestali che sono i carabinieri di campagna che dare un mezzo l'impulso a tutta la economia sarda, che non si muove sei feghe, si muove tutto il campo. Questo è in casa. Il suo è la linea, come non ha sei feghe? Mi raccomando. Sui narigari da giù
s'avviata, per me invece il mercato libero, noi votavamo 2 milioni la macchina e basta, e due mi deve finanziare un uso tipo economia, se no uso a trattato di massa, figli e figliastri. E questo documento che manda miliardo, so, chi non teme l'italiano, la fruttidura del suo barattamento del costo energetico, chi manda miliardo, cosa cura, che veniamo sulla termine del settimo franco, sono tutte cose che noi vogliamo fare. Costringere lo Stato italiano. Lo Stato italiano, lui costringiamo su, ponzelle l'ultimato. E facciamo di più indipendenza, non la terminerà. Ma noi questa indipendenza la dobbiamo trattare, sia pure per altro salto, e sia con uno può fare la vita, poi a vivere in questa vita da pazzi, pieno e cambiato. Cioè il problema non è solo dei disoccupati, sono le finanze dei piccoli artigiani, della piccola e media industria, di chi è tanta soldi dalla banca, adesso sono usuraio, adesso sono operaio che le hanno gli stipendi da fare, adesso possiamo che non riesce più a essere e che li sullenne s'addonto. Vita allucinata, se dipendenza nostra, se devono creare un'economia più dolce, se devono creare una felicità più semplice, ho finito.